Andrea Fagnoni di Ipsos Italia, come sta la lingua italiana dopo la pandemia? Sta bene, in salute, è una lingua più ricca che cambia col cambiare dei tempi, come è giusto che sia, come è normale che sia. È una lingua in salute che un po' maltrattiamo perché non la usiamo sempre in modo corretto, perché non ci aiutano neanche tanto a usarla, almeno la percezione da parte delle persone sia che le istituzioni, la scuola, le fonti anche informative, che storicamente sarebbero quelle più chiamate ad aiutarci a parlare e a scrivere in maniera più corretta, per diversi motivi non facciano abbastanza, non svolgono abbastanza bene il loro ruolo. Presentando i risultati della sua ricerca, ha parlato della penisola che non c'è. In che senso ci raccontiamo un paese che non esiste? La penisola che non c'è è un modo di definire un paese che si costruisce una realtà su misura, dove di fatto viviamo in una realtà che ci costruiamo sulla base di quello che crediamo essere la realtà, ma distante da quelli che sono i dati veri. Si basa su dati di ricerca che noi conduciamo in diversi paesi, che proprio vanno a misurare la discrepanza tra quello che la popolazione percepisce su diversi fenomeni, dai più seri ai più leggeri, rispetto alla loro incidenza reale, rispetto ai loro dati più futili, scusate, ai loro dati concreti. E mostra che purtroppo in Italia questa discrepanza è enorme, molto più alta che in altri paesi. Noi non siamo capaci di avere un'informazione corretta fino in fondo e quindi ci costruiamo un paese che non c'è. Immaginiamo di vivere in una realtà diversa da quella che Se è vero che la lingua è il termometro dei costumi, cosa ci racconta degli italiani il loro approccio a un linguaggio di genere più inclusivo? sì, ce lo diceva Leopardi che la lingua è il termometro dei costumi. Beh, oggi è evidente che appunto siamo in una fase di cambiamento, siamo in una fase di dibattito su tanti temi. Dove, come è un po' naturale che sia, si stanno un po' incontrando forze diverse. Da un lato le spinte dalle fasce più giovani, che mostrano una sensibilità maggiore a certi temi di inclusività, di attenzione a un linguaggio sia scritto che parlato più inclusivo, più rispettoso delle differenze. Dall'altra un aspetto un po' più, se vogliamo chiamarlo, conservatore, di coloro i quali sostengono che insomma la lingua italiana è questa e quindi non è tanto la forma che noi utilizziamo quanto il contesto in cui noi lo utilizziamo.